prendiamo una goccia d'acqua, diciamo così, un peso per una massa, anzi, congrua per una goccia d'acqua, è, che vi posso dire, un 0 per massa di H2O, 0,05, 0,06 grammi d'acqua, vabbè. Vogliamo sapere in 0,06 grammi di acqua quanti atomi di idrogeno e quanti atomi di ossigeno sono presenti. Vabbè, è un esercizio estremamente semplice, perché che cosa dobbiamo fare? Dunque, noi sappiamo praticamente che la molecola dell'acqua è H2O, ne conosciamo la formula. Va bene? E sappiamo praticamente che in ogni molecola d'acqua sono presenti, ce lo dice la formula, due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno. Quindi che cosa dobbiamo sapere? Dobbiamo sapere quante molecole d'acqua sono presenti in 0,06 grammi. Noi sappiamo che in una mole di acqua sono presenti un numero di Avogadro di molecole d'acqua. Quindi, che cosa dobbiamo fare? La prima cosa che noi dobbiamo andare a fare è calcolarci il numero di moli dell'acqua. Ma per calcolarci il numero di moli dell'acqua abbiamo bisogno di conoscere la massa molare dell'acqua. Quindi, massa molare dell'acqua è uguale a 2 volte la massa dell'idrogeno, la massa atomica dell'idrogeno, più la massa atomica dell'ossigeno. Quindi 2 per 1 più 16 uguale 18 grammi, possiamo scrivere, perché stiamo parlando di massa molare. Se unità di massa atomica parliamo di grammi, è una cosa più semplice, non posso scappare. Va bene? Allora, il numero di moli di acqua sarà uguale a che cosa? Noi conosciamo la massa, m di H2O, che è 0,06. Noi conosciamo la sua massa molare. Il numero di moli a cosa sarà uguale? Al loro rapporto. Quindi 0,06 diviso 18. Va bene? Quanto fa? Facciamo subito. periodo. Va bene? Quindi il numero di molecole d'acqua sarà uguale al numero di moli di acqua moltiplicato il numero di Avogadro. L'abbiamo visto praticamente che il numero di Avogadro è il numero di atomi e il numero di molecole che è presente in una mole di composto. Quindi in 0,0033 moli dobbiamo vedere quante molecole sono. Quindi avremo 0,0033 per il numero di Avogadro, che è 6,022 per 10 alla 23esima, e sarà uguale a 2,007 per 10 alla 21. Adesso questi sono il numero delle molecole di acqua. Il numero degli atomi di ossigeno a quanto sarà uguale? Che relazione esiste
fra il numero di molecole di acqua e il numero di atomi di idrogeno? Dite? Sarà esattamente il doppio. Benissimo, perché? Perché praticamente in ogni molecola d'acqua ci sono due atomi di idrogeno, quindi semplicemente il numero delle molecole deve essere moltiplicato per 2 e avrete il numero degli atomi di idrogeno. Quindi 2 per 2,007 per 10 alla 21esima, che fa praticamente 4,014 per 10 alla 21esima. Ovviamente il numero di atomi, scusate, H, il numero di atomi di ossigeno, invece, che relazione avrà con il numero di molecole presenti in 0,06 grammi? Mezzo. No, sarà perfettamente uguale. In ogni molecola ci sta un atomo di ossigeno. Quindi il numero delle molecole di acqua sarà perfettamente uguale al numero degli atomi di ossigeno. Quindi sarà, diciamo così, perfettamente uguale a 2,007 per 10 alla 21. Nella pratica, ragazzi, questo 2 che compare qua, quale 2 è? Questo 2 qua. Chiaro? Problemi? Posso andare? Dunque abbiamo un metallo ignoto che indichiamo con l'elemento con una X. Una massa di questo metallo ignoto pari a 1,3625 grammi. Reagisce con l'ossigeno per dare origine a un ossido che ha formula X2O e si formano 1,4158 grammi di questo ossido. Quindi una massa di 1,3625 grammi di questo metallo sconosciuto X reagisce con l'ossigeno. Si forma questo ossido che ha formula X2O. E 1,3625 grammi di questo metallo danno origine a 1,4158 grammi di questo ossido. Cosa vogliamo sapere? Vogliamo sapere la massa atomica per l'elemento X. Va bene? Come facciamo? Allora, dunque, se noi diciamo così, la massa dell'elemento X è 1,3625, in questi 1,4158 grammi di ossido X2O, sapete qual è la massa di metallo che è presente? È ovviamente proprio questo. Lo abbiamo detto semplicemente nel testo. Quindi la differenza fra queste due masse da che cosa sarà rappresentata? Sarà rappresentata dalla massa dell'ossigeno. Benissimo. Allora noi ci calcoliamo la massa dell'ossigeno come differenza fra la massa dell'ossido meno la massa del metallo. Cioè, questo ossido è fatto da metallo e da ossigeno. Tutto l'ossido è 1,4158. Il metallo è 1,3625. La differenza cos'è? Ossigeno. Chiaro?
E il risultato è 0,0533 grammi. Bene. Adesso, praticamente, per sapere, diciamo così, la massa atomica dell'elemento X, adesso io ho bisogno di andare a vedere a quante moli corrispondono 0,0533 grammi di ossigeno. E come faccio a fare questo? Il numero di moli di ossigeno a chi è uguale? Qual è la relazione che lega numero di moli, massa e massa molecolare o massa atomica? Abbiamo che il numero di moli di ossigeno è uguale alla massa dell'ossigeno fratto la massa atomica dell'ossigeno. La massa atomica dell'ossigeno, se non ce la ricordiamo, la andiamo a vedere nelle tabelle, la andiamo a vedere sulla tavola periodica che faremo nelle prossime lezioni e che riassume tutti quanti i dati che servono. La massa atomica dell'ossigeno è 16, la massa praticamente dell'ossigeno è 0,0533 grammi. Andando a effettuare questa operazione abbiamo praticamente che il numero di moli dell'ossigeno è 0,0033 moli. Ovviamente il numero di moli è un numero adimensionale, chiaro? Perché è ottenuto dal rapporto di una massa fratto una massa molare. Sia la massa sia la massa molare sono espresse in grammi. Grammi e grammi si semplificano, resta un numero adimensionale. Vedete ragazzi, queste analisi dimensionali imparatevi sempre a farle. Perché? Questo è un piccolo inciso, è un consiglio che vale non solo per la chimica ma per tutte quante le materie. Quando voi fate l'analisi dimensionale e vi trovate con le dimensioni, vuol dire che è molto probabile che non avete fatto nessun errore. Se invece fate l'analisi dimensionale e non vi trovate con le dimensioni, cioè invece di uscire una lunghezza esce una velocità, allora è probabile che avete messo qualche grandezza in più, qualche grandezza in meno. Quindi l'analisi dimensionale vale sempre la pena di farla. Cioè vedete, questi sono grammi, grammi si semplificano, questo è un numero dimensionale. Bene, adesso questa informazione che abbiamo ricavato in questa maniera, cioè abbiamo ricavato il numero di moli dell'ossigeno, ci può essere utile per il nostro scopo, che è quello di calcolare la massa atomica di questo elemento ignoto X? Sì, ci può essere utile. Perché? Perché praticamente io ho la formula dell'elemento X. Dalla formula dell'elemento X io mi posso ricavare qual è il numero di moli dell'elemento X. Qual è il numero di moli dell'elemento X? Cioè che relazione esiste tra il numero di moli dell'elemento X e il numero di moli dell'ossigeno? Sarà uguale al X al doppio, benissimo, perché qui ci sta questo 2. Quindi questo 2 che sta qua è il 2 che io mi ricordo qua. Quindi sarà uguale a 2 per n lo va. Quindi sarà uguale a 2 per 0,033 uguale 0,066. Adesso ragazzi, ce la fate a calcolarvi la massa atomica di questo elemento X? E come si fa? Ricordiamo che... Prego. Manca anche qua. Allora, per calcolarci la massa atomica noi abbiamo che n dell'elemento X è uguale alla massa dell'elemento X fratto la massa atomica dell'elemento X. Se io voglio la massa atomica dell'elemento X,
non a fare altro che dividere la massa dell'elemento X per il numero di moli. La massa dell'elemento X io la conosco, è 1,3625 grammi. Il numero di moli lo conosco, è 0,0066. Eseguo questa divisione ed esce che praticamente la massa atomica è di 206,44 grammi. Se vi andate a vedere quale elemento c'è circa questa massa atomica, questo sarà il tallio, che è un elemento metallico che si trova in basso a destra della tavola periodica. Problemi? Benissimo, passiamo ad un altro esercizio. Noi facciamo reagire la massa di titanio. Il titanio è un metallo pari a un grammo. Dunque, questo titanio reagisce col cloro e forma praticamente un cloruro di titanio che ha formula TClN e questo N noi non lo conosciamo. Però noi che cosa sappiamo? Sappiamo che reagendo col cloro da un grammo di titanio si formano 3,22 grammi di questo cloruro di titanio. Vogliamo sapere qual è il valore di N, quindi va bene, un piccolo consiglio tecnico: quando affrontate un esercizio scrivetevi tutti quanti i dati che avete, in modo che li tenete tutti quanti davanti, e ragionate su quei dati. Allora, noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che il titanio è un elemento della tavola periodica e se voi andate a vedere nelle tabelle, chiaramente nel risolvere gli esercizi, la consultazione delle tabelle, la consultazione della tavola periodica è permessa. Cioè, voi non è che dovete ricordare le masse atomiche tutte quante a memoria, poi vedremo nella prossima lezione i numeri atomici, non dovete ricordarli a memoria. Li andate a vedere o sulla tavola periodica o sulle tabelle. Andate a trovare che la massa atomica del titanio è 47,9 grammi, cioè che una massa di una mole di titanio è 47,9 grammi. Quindi praticamente vi potete immediatamente andare a calcolare il numero di moli di titanio che sono presenti in questo ossido. Ovviamente sarà uguale alla massa titanio fratto la massa atomica di titanio, quindi sarà uguale a un grammo
Faccio, io sto facendo il film senza dimenticato. È uguale praticamente a un grammo diviso 47,9. Il risultato è 2,09 per 10 a meno 2 moli. Adesso, dai dati che io ho a disposizione, vi posso facilmente calcolare la quantità di cloro che è presente in questo cloruro di titanio. E come me la calcolo? Ditemelo voi a me. Io ho che la massa del cloruro di titanio è 3,22. La massa di titanio presente in 3,22 grammi è 1 grammo, quindi la massa di cloro quale sarà? La differenza. Quindi sarà massa del cloro uguale alla massa del cloruro di titanio. Ma funziona questo microfono? Sì. Meno la massa del titanio. Quindi abbiamo 3,22 meno 1,00 uguale 2,22. Ovviamente potremmo andarci anche a calcolare il numero di moli del cloro, perché sempre sulla tavola periodica, sempre sulle tabelle, potremmo andare a vedere che la massa atomica del cloro è 35,5. Quindi noi avremo che il numero di moli del cloro sarà uguale alla massa del cloro fratto la massa atomica del cloro, e sarà uguale a 2,22 diviso 35,5 grammi. Grammi qua. E abbiamo che il numero di moli sarà 6,25 per 10 a meno 2. Adesso, per sapere il valore di questo N, cioè il rapporto di combinazione atomica tra titanio e cloro, io che cosa dovrò fare? Dovrò semplicemente dividere il più grande di questi due numeri per il più piccolo. Quindi praticamente il rapporto di combinazione atomica tra il cloro e il titanio sarà uguale a numero di moli del cloro fratto il numero di moli del titanio. Il numero di moli del cloro è 6,25 per 10 alla meno 2. Il numero di moli del titanio è 2,09 per 10 a meno 2. Il risultato è dunque è circa 2,99, che è circa uguale a 3. Quindi questo che significa? Poiché i rapporti di combinazione atomica sono dei numeri interi, ricordate il quarto punto della teoria atomica di Dalton, nelle reazioni partecipano atomi interi e non frazioni di atomi, praticamente vuol dire che questo numero è 3. E direte voi, ma come è uscito su 2,99? Semplicemente questi sono dati derivanti dall'analisi chimica. Evidentemente chi ha fatto l'analisi chimica non l'ha fatta proprio precisissima, chiaro? E quindi insomma questo risultato è sicuramente un risultato, diciamo così, accettabile. Quindi la formula di questo composto sarà TCl3, va bene? Altro.
Allora, dunque, un grammo di scandio, lo scandio è un altro metallo di transizione. Si combina con l'ossigeno e forma praticamente una massa di ossido di scandio che ha formula SC2O3. La massa dell'ossido di scandio che si forma è 1,5338. Dunque si vuole sapere la massa atomica dello scandio. Vabbè, la massa atomica dello scandio. Vogliamo conoscere da questi dati la massa atomica dello scandio. Allora, come facciamo? Dunque, per prima cosa, che cosa ci possiamo andare a calcolare? Se in 1,5338 grammi di ossido di scandio è presente un grammo di scandio, la massa dell'ossigeno quanto sarà? Sarà ovviamente uguale alla massa dell'ossido meno la massa dello scandio. Quindi massa di SC2O3 meno massa dello scandio e sarà uguale a 1,5338 meno 1. Quindi sarà uguale a 0,5338. Poi abbiamo detto che il rapporto di combinazione atomica lo abbiamo dalla formula, quindi ci sono praticamente due atomi di scandio ogni tre atomi di ossigeno, quindi possiamo andare a impostare il rapporto che il numero di moli dello scandio fratto il numero di moli dell'ossigeno è uguale praticamente al rapporto che sta fra 2 e 3. Bene, allora noi che cosa conosciamo a questo punto? Conosciamo la massa dell'ossigeno. Conoscendo la massa dell'ossigeno possiamo facilmente calcolare il numero di moli dell'ossigeno. Il numero di moli dell'ossigeno ovviamente sarà uguale alla massa dell'ossigeno fratto la massa atomica dell'ossigeno e quindi sarà uguale a 0,5338 grammi fratto la massa dell'ossigeno, la massa atomica dell'ossigeno che andiamo a vedere sulle tabelle che è uguale a 16, e quindi risulta che il numero di moli sarà uguale a 2 terzi, questo lo porto dall'altro lato per il numero di moli dell'ossigeno. Se il numero di moli dell'ossigeno lo tengo qua, e quindi questo sarà uguale a 2 terzi che moltiplica 0,5338 fratto 16. Ovviamente grammi e grammi se ne vanno, e quindi questo sarà il numero di moli dello scandio. Io che cosa volevo conoscere? Volevo conoscere la massa atomica dello scandio, giusto? E a questo punto vedete, la massa, se io ho praticamente che il numero di moli dello scandio, aspetta, ci siamo qua su.
numero di moli dello scambio è uguale alla massa dello scambio fratto la massa atomica dello scambio, ovviamente avrò che la massa atomica dello scambio sarà uguale alla massa dello scambio fratto il numero di moli dello scambio. La massa dello scambio la abbiamo, è un grammo. La massa, il numero di moli dello scambio lo abbiamo, questo qui sarà 2 terzi fratto, che moltiplica 0,5338 fratto 16. Se andiamo, diciamo così, a fare questa operazione, otteniamo che la massa atomica dello scambio sarà 44,96 grammi. Ok ragazzi? Allora, se non ci sono problemi, adesso ci andiamo a nutrire e poi ci rivediamo verso le 3 e facciamo un altro po' di esercizi.